Buongiorno ragazzi, oggi è lunedì. Allora, intanto andiamo avanti a finire di tirare quell'imbasto della Rega Ju. Penso che dobbiamo fare queste due file più poi inizieremo la Pink Lady, che il carro è qui. Poi il resto andremo avanti. Speriamo non abbiamo attoppi. Ok, ragazzi. Intanto vado avanti. Non so dove è andata la mia mamma. Boh, forse è la partita. Non ho ancora finito. Intanto Babbo ha detto che deve dare l'acqua. C'è la cimice che gira ancora. La mamma finisce quella fila là. Allora, io uso questa mano qui per litterare. Allora, faccio la fila a parte di qua e dopo viene qua la mamma. Bene, andiamo. Buongiorno, oggi è martedì. Allora, mi ero dimenticato stamattina che Bob l'ho incontrato. Non mi ricordo che ha finito questa fila qua. Lì andrò avanti questa fila, adesso vedrò che non so che aveva finito questa fila o dobbiamo fare questo pezzo, che infatti pomeriggio ho dovuto andare in negozio, lì non so, boh, adesso vado avanti a vedere, perché questo pezzo l'aveva fatto mia mamma, o ha finito o andremo sul carro, boh. Mi ero proprio dimenticato di dire stamattina, ho detto Bob ha finito le due file. Boh. Boh. Adesso andrò avanti. Dopo andiamo sul carro. Prima devo andare a vedere. Ragazzi, è già sera. Oggi abbiamo finito la Rega Ju e abbiamo iniziato la Pink Lady. Qui, ragazzi, cioè, si va avanti, ma in basso c'è di meno miele. Forse c'è poco miele. Forse l'abbiamo già esagerato, perché in basso qua cadono molto le mele. E poi anche una bella notizia. C'è anche il colpo di fuoco. Dio mio. E poi ci sono gli affici, quei verdi, un disastro. Qui è un disastro. Dobbiamo dare di nuovo il trattamento per vedere di curare le nostre piante. Cioè, posso dire che rispetto in basso c'è qualcosa, ma non passisco passivo. Ma è giusto, diciamo. È giusto perché non devi perdere tempo a diderare per terra, devi solo diderare in alto. No, prossimo anno dobbiamo fare un po' di modifica, non sul trattamento, ma chiudere gli spruzzini. Perché sennò in basso cadono troppo mele. Infatti ce ne sono due o tre mele, ma infatti qui c'è solo una mela. Ma l'altra volta era pieno di mela, è difficile. Bobo, intanto ragazzi andiamo a dare una fiata ai gardi. Andiamo. Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì,
Allora, intanto ragazzi, prima di andare in mieli, mio babbo mi fa un altro lavoro e vuole che dobbiamo stare le manicchiette, così è già a posto, non deve impazzire e innaffiare. Allora, ho portato giù una manicchietta, tubazioni per collegare i furtetti. E adesso spero di finire subito e andare subito di idramento, perché pomeriggio devo stare nel negozio e poi finiamo presto. Dio mio, stamattina me l'ho detto subito stamattina, ma tanto casino e via. Boom, andiamo a fare questo. Ok, qui il lavoro è fatto, l'abbiamo puntato, tirato, adesso Babbo vuole innaffiare anche che è ancora bagnato, ha detto che gli innaffio. Voi quel cane, Dio mio, sempre rompere le scatole. Naga. Bene. È il cane di mio vicino, lo libera e va in giro dappertutto. Babbo, andiamo a dare le mele così il babbo va a dare l'acqua. Tocca a me dare l'acqua. Erano mesi e mesi che non davo l'acqua, non davo sempre l'acqua mio babbo. Adesso, sì, stasera le do l'acqua io. Adesso le do stasera perché il pomeriggio devo stare in negozio. Poi così stasera adesso io preparo l'acqua per un produttore qui, apriamo l'acqua e poi stasera andiamo subito in trattamento.
Buongiorno a tutti, e oggi è giovedì. Allora, finalmente abbiamo finito dai trattamenti ieri sera e adesso andiamo avanti a diderare. Babbo ha detto che deve fare tutta la raccolta e ci manca piccadilli e pesche. Poi cosa c'è? Cosa manca? I cetrioli, la melanzana, ci vuole un bel po', sì. Adesso sì, io vado avanti e poi andiamo prova di finire questi. Abbiamo rimasto altre due file. Stamattina ho fatto il pieno, che così per un po' di ore, anzi un po' di giorni, proveremo così andare avanti. Allora, speriamo che questi insetti che muoiono, ecco queste qui, vedete, non so se vedete la chiamano, quei verdi lì, loro succhiano la linfa e poi diventa il ricinino così. Di, speriamo che muoiano, che è un disastro ragazzi quest'anno. Adesso di speriamo che muoiano, poi dopo si vedrà, dobbiamo vedere il risultato come è andato. Stiamo togliendo ancora il colpo di fuoco anche in basso, adesso in basso devo dare una bella passata o ci va mia mamma di questo. È una roba. Questa qui, il colpo di fuoco. Adesso gli abbiamo dato il trattamento Bion per la cura, in modo che non entra le infezioni e si secca tutte le piante. Una roba, speriamo. Adesso di gli abbiamo dato la cura, speriamo. Burdella, boom, via, andiamo avanti il lavoro. Buongiorno burdello, e via, ho finito un'altra fila, ho rimasto l'ultima fila e una facciata, di vabbè. Oggi è venerdì, non mi do il tempo come vuole. E allora intanto i miei genitori devono ancora finire con i fagiolini. Intanto io andrò avanti quello che posso fare, poi dopo si vedrà cosa devo fare. Infatti i gardi ho già steso la manichetta, poi dai il resto, dai, l'importante è andiamo avanti di dare le mele. Qua c'è un po' insetto, ma sono ancora vivi. Boh, hanno detto che forse ci vuole un po' di giorni. Sì, adesso vediamo. Adesso speriamo che funziona, che muoiono questi poi. Lì. Vabbè, ragazzi. Ormai la copro si sta scaricando. Se devo andare a casa, mi metto sotto carico. Ce n'è da fare, qui ce n'è un po' di miele a diderare. Roba, qui c'è, rispetto in basso sono cadute molte, in alto ce n'è qualcosa, ma anche lì, lì. Cazza roba, come è messa la pianta male, mamma mia, quei affici. Vedi? È gravemente, è una roba che qui c'è sempre ogni anno. Bobo, andiamo avanti. Ragazzi, piove, non so il tempo cosa vuole fare. Sento, non so che sentite, ma sento il cannone che da un'azienda che spara il cannone in modo rompersi i temporali.
Dio mio, inizia a piovere forte. Sbagliamo tutto. Ho rimasto ultimo a fila facciabile proprio adesso. Dio mio, adesso non so cosa faccio. Ah, ma qui ci bagniamo tutto. Proprio ho rimasto l'ultima facciata. Ho rimasta. Ma che cagare. Adesso vediamo. Via, andiamo a chiudere. Buongiorno a tutti, oggi è sabato. Allora, prima di andare a ditare le mele, andiamo a dare una bella tagliata d'erba, così questo abbiamo già fatto il lavoro, perché non so domani cosa vuole fare, boh, e lunedì iniziamo, cioè lunedì potrebbe fare il temporale questi due giorni, quindi meglio tagliare subito prima, poi dopo quando abbiamo finito andiamo a diderare le mele. Boh, anche questo devo tagliare l'erba perché ci sono i miei nipotini che giocano, poi c'è l'erba che sono un po', l'erba cotta si sporcheranno di... È meglio tagliare l'erba. Dio mio, adesso Babbo vuole dare il spogliatore a mano, lo farà lui, io gli ho detto lo facevo tutto io, e poi io passo di qua e poi si vedrà. Speriamo di finire subito, così andiamo a diderare le mele. Abbiamo finito di tagliare l'erba nel giardino e intanto iniziamo a diderare le mele. Fra un po' dovrebbe arrivare il mio ba, non so dove è andato. Allora, siamo qui nei vecchi, dico, di questo momento non c'è tanto di togliere le mele, infatti basta 2 o 3 mele e via, basta cavare, dai. Va molto bene, così non dobbiamo impazzire e andare piano e via. Allora, intanto è arrivato il caldo, sono già alle 10, meglio. Allora, volevo vedere il meteo cosa fa. Lì dai temporali, lunedì da tutta la pioggia, quindi stanotte. Sapete cosa faccio, domenica chiudo. E domani che è domenica tutto nuvolato, e io domani volevo andare al mare con una mia amica e niente, nega adi, così starò un po' a riposo. Adi, tempo è così, trinciare l'erba perché è un po' l'erba un po' alta. Adesso qui c'è meno erba, ma qua c'è sempre l'erba alta. Vabbè, qui
qui c'è meno danno rispetto dell'insetto, dell'insetto verde, l'affice. Adesso qua non ce n'è tanto di derare. Boh, partiamo. Forse devo portare anche la batteria a casa. Oh, non mi piace che fa la fatica a accendere. Vabbè, abbiamo un po' di gas adesso, non è freddo. Scaldare un po' d'olio, adesso ho controllato l'olio. Vabbè, andiamo avanti. Allora, è già sera, c'è chiamato mia mamma che è pronta da mangiare. E allora faccio un po' i minuti, poi andiamo a casa a mangiare. Allora, per ora posso dire si va avanti, diciamo, perché qua abbiamo già fatto due file e questo pezzo toc, saranno circa 2-4 pali più o meno. Dai, si va veloce rispetto all'altro. No, posso dire che faccio vertica e vedete, grazie al drenamento non abbiamo, abbiamo fatto parecchio cadere. Vedete, c'è un po' di mele così, la lasciamo un po' a distanza. Vedete, qui ci sono 3 e 4. Questo 3, sì, un po' a distanza così. Forse, non so, mi chiedete, ma qua ieri questa pioggia, vedete queste? Non è una malattia, è quel cacchio della pioggia che ha fatto sabbinare. Vedete qui, anche qua, guardate, tutto sporco, tutto sporco. Io, dicono che c'è del metallo dentro. Adesso speriamo che ci dia delle piogge. Martedì segna temporale. Guarda che roba. E dopo dicono che siamo noi che facciamo morire il tumore. Ma va là. Adesso tutto sporco. Guardate, guardate le mani. Sono tutto sporco. Cioè, guardate la mela. Cioè, non lo so. Dicono che c'è un metallo. Io non ci credo. Boh, non lo so. Guardate che roba. È tutto sporco. Non lo so, ragazzi, che un anno fa è arrivato di una pioggia, poi dopo è successo che è arrivato il temporale. Vi ricordate in video precedente, i primi video che ho fatto, ho sempre prolungato ogni settimana e mi è capitato, e adesso di nuovo è sporco. È già la seconda, quel tempo che era nuvolata, era tutta sabbinale. Io pensavo che era nebbia. Vabbè, dai, l'importante è che andiamo avanti. Più o meno che ce la facciamo, finiremo o mercoledì o giovedì, che siamo in due. Poi si vedrà martedì, adesso pioverà fino alla sera. Poi lunedì che piove, adesso ha cambiato. Prima lunedì temporale, poi adesso martedì temporali. Speriamo non vuole fare i danni come l'altra volta. Lì, non abbiamo avuto i grandi. Gli ultimi settimane già ha avuto, ho già detto che ha fatto la grandine qui e là, boh, non mi ricordo. Vabbè, ragazzi, e questo video terrò un po' qui, che così vi ho spiegato, tanto vi ho spiegato sempre. Quando vedete un po' delle mele, lasciate in più rispetto in basso, perché non si sa mai quando ce n'è poco meno. Non è stato il freddo, è perché abbiamo dato il drenamento, abbiamo, non mi avevo esagerato le dosi, e perché rispetto in basso cadono molto, in alto leggono di più, e per quello la pianta rispetto in alto lega di più, e per quello rispetto sotto. Quindi, ragazzi, cerchiamo di lasciare più e fare bei quintali di mele per quando inizieremo a raccogliere.
Vabbè ragazzi, io te lo un po' qui. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like, iscrivetevi, commentate come avete avuto i vostri mili e fatemi sapere. Ci vediamo come sempre nella prossima puntata. Ciao ragazzi, oh, mi raccomando, continuate a iscrivervi al mio canale. Alla prossima!